Notte e giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco volontari di Borgo Valditaro, quella appena trascorsa, per un incendio che si è sviluppato in un piccolo capannone in località Monticelli di Borgo Valditaro. La loro professionalità, la loro capacità di ingegnarsi per trovare soluzioni efficaci e anche la vicinanza al luogo dell'incendio, infatti si trova a poche chilometri dalla sede del distaccamento Borgo Torese dei Vigili del Fuoco, ha molto probabilmente permesso di limitare fortemente i danni alla struttura, così come anche alle attrezzature. I balloni che sono rimasti coinvolti dall'incendio sono una decina. Il lavoro lungo ed incessante, anche con l'utilizzo di quattro mezzi, una jeep, un'autopompa e due autocisterne che continuavano ad alimentare l'autopompa senza interruzioni di continuità, hanno così permesso di limitare fortemente ulteriori problemi e ulteriori costi per i proprietari del capannone. Proprietari del capannone provati per la notte di lavoro e anche turbati per ciò che è accaduto, che hanno lavorato tutta la notte, tutto il giorno al fianco dei vigili del fuoco sul fronte delle fiamme, anche utilizzando il loro trattore per poter smazzare e tirar fuori il fieno rimasto, perché infatti, come purtroppo sappiamo, visto che questi incendi capitano molto spesso, l'unico modo per spegnere questo incendio è può aspettare che brucino tutti i balloni o altrimenti aprire i balloni e far sì che vengano allontanati dal luogo delle fiamme.